La replica dell'episodio de Il commissario Montalbano dal titolo Un covo di vipere, trasmesso ieri da Rai 1, è stata vista da 6 milioni e 31.000 spettatori per il 24,8% di share. Un dato molto positivo che ha portato la rete ammiraglia della TV pubblica a stravincere la serata. Basti pensare che il film trasmesso da Canale 5, American Sniper, uno dei 50 maggiori incassi di sempre al cinema, si è dovuto accontentare di 2 milioni e 318.000 spettatori, il che vuol dire il 10,5% di share. Insomma, meno della metà di Montalbano. Molto bene sulla 7 di martedì, con una puntata praticamente tutta dedicata al risultato delle elezioni politiche. 2 milioni e 170.000 spettatori con uno share del 9,1%. Nettamente battuto, come accade ogni settimana, Carta Bianca su Rai 3, che si è fermato a 1.343.000 spettatori, nonostante o per colpa della rissa verbale tra Andrea Scanzi e Vittorio Sgarbi. Su Rai 2 stasera Tutto è possibile, con Amadeus, è stato visto da 1.727.000 spettatori, pari al 7,3% di share. Meglio ha fatto su Italia 1 Harry Potter e i Doni della Morte parte prima, apprezzato da 1.872.000 spettatori per l'8,1% di share. Per quanto riguarda il resto della giornata, da segnalare la vittoria di misura di Striscia la Notizia su I soliti ignoti, Il ritorno, 5.577.000 spettatori contro 5.283.000 spettatori. Su Rai 2 la seconda puntata di Quelli che, dopo il TG, cala ottenendo il 5% di share. Nella prima puntata invece aveva conquistato il 6,2%. Barbara D'Urso con il suo Pomeriggio 5 ha la meglio sulla vita in diretta. In seconda serata benissimo Porta a Porta, 1.696.000 spettatori con il 18,1% di share, che evidentemente gode, come praticamente tutti i talk show politici, dei benefici post-elettorali.